Sì, certo, anche tu puoi avere la tua soddisfazione. Gioca a football americano, vieni a giocare con noi, vieni nella nostra squadra e vedrai che le soddisfazioni non mancheranno. Benvenuti alla puntata speciale del Flag Football. Oggi vedrete il Big Ball, le fasi finali di otto squadre, le migliori otto squadre che hanno partecipato al campionato di flag football nazionale, saranno qui per vincere il titolo e la promozione in Serie A1. Divertitevi! Francesco Peccia, Carloni Edoardo, Timoti Giunta, Davide Riboni. Francesco Maria Freddini, Stefano Bartoccioni, Nimskov Jim, Pietro Baiocco, Francesco Bellavita. Questi sono i grifoni di Perugia, campioni del ball di Pesaro, promozione in prima divisione. Adesso parlo con Francesco Freddini, amico, e vorrei chiedere a lui la sensazione di questi due giorni e... Sei contento? Io vedo tanti trofei, MVP. Insomma, parlami qualcosa, Fred, di questo che avete combinato qui a Pesaro. Beh, diciamo che siamo veramente molto, molto contenti di quello che siamo riusciti a realizzare in pochissimo tempo. Una squadra messa su per, per scherzo e quindi in questi tre mesi, quattro mesi ci siamo allenati abbastanza duramente. E questo è il risultato. Poi il fatto di giocare qui a Pesaro eh, da Frank è stato magnifico. Ecco, quindi siamo veramente contenti di quello che siamo riusciti a fare. Un trofeo importante che Perugia mancava, e quindi bene così, bene così, siamo portati a casa. Grazie. Io volevo fare complimenti ai Griffoni di Perugia, anche perché. Oltre al titolo, hanno vinto l'MVP d'offense e l'MVP Defense, quindi una costruzione, come dice l'amico Freddini, di una squadra, due vede atleti che sono riusciti a portare anche dei trofei importanti a casa. Quindi, in bocca al lupo ai grifoni di Perugia che si meritano la loro bella promozione. Ciao a tutti! Gianluca Spinelli, squadra Reynolds Milano. Due giorni a Pesaro, finali di promozione in prima divisione. Raccontaci questi due giorni e il premio che tieni in mano. Beh, è stata una bella sorpresa, soprattutto perché noi era il primo anno con i Rhinos, ci siamo iscritti così. Per divertimento con tutti i ragazzi. Poi abbiamo visto che eh, riuscivamo a competere anche a buoni livelli. Avevamo un girone nord abbastanza duro con i Simen e altre squadre che comunque notoriamente giocano questo sport e si allenano tanto. Noi eh, abbiamo avuto pochi allenamenti e probabilmente adesso in finale si è visto che tatticamente i Grifoni ci sono stati assolutamente superiori. Comunque è stato un weekend divertentissimo. Soprattutto questa mattina quando abbiamo dovuto fare il derby con i Seaman per l'accesso alle semifinali. E è dura comunque riuscire a giocare, soprattutto alla mia età, perché vado per i 40, a tre partite in un giorno e cinque in due giorni. Però abbiamo tenuto botta, abbiamo, portiamo a casa questo secondo posto inaspettato e speriamo che l'anno prossimo in prima divisione, se la società accetterà di salire riusciremo a fare ancora meglio. Otto squadre in tutta Italia, il divertimento assicurato e sicuramente una disciplina da far sempre più pubblicizzare ai ragazzi qui in Italia. Assolutamente, io ho cominciato a giocare a flag nel 94, nel lontano 94 si giocava ancora con il casco. E negli anni, poi, ho continuato sempre questa disciplina alternandola con il tegol, giocando da diversi anni con la mia squadra di Roma, che erano i Raiders, che anche loro hanno fatto in prima divisione un ottimo campionato, perdendo una semifinale, purtroppo. Proprio su questo campo con Freddini, dei Grifoni, abbiamo vinto una prima divisione quattro anni fa con i Raiders. È comunque uno sport che, che si può fare a tutte le età ed è divertente e soprattutto è propedeutico per il gioco del football e quindi aiuta sotto tanti punti di vista in bocca al lupo grazie mille grazie, Ciao. sono qui con Francesco Ciaghi presidente, fisioterapista, giocatore insomma un personaggio che per i Thunders di Trento ha dell'importanza è venuto a Pesaro due giorni a giocare con otto squadre e niente, hai in mano un terzo posto, inaspettato forse? Oppure voluto? Dimmi qualcosa di questi due giorni, di questa coppa che ti trovi in mano. Diciamo che abbiamo lottato tanto, abbiamo, io sono il presidente dall'anno scorso, quindi questo qua è il mio secondo anno di presidenza, abbiamo lottato tanto per la squadra di flag, proprio perché ci tenevamo a far crescere i ragazzi, a far crescere anche un bel gruppo che desse poi una mano anche ai ragazzi impegnati col CIF9 in un secondo momento, quindi è già una bellissima soddisfazione essere arrivati, a essere arrivati qua, prima a Grosseto, poi qua a Pesaro, quindi... Tanto di cappello, grazie a voi anzi per averci ospitati, che è la cosa più importante. Diciamo che con l'impegno sia dei ragazzi ma soprattutto dei coach che hanno veramente messo tanto di loro: come impegno di ore, come impegno di giornate, di tempo, tutto quanto, abbiamo fatto il possibile per arrivare il più in alto possibile. Dire che un terzo posto è tanta cosa, è tanta roba. Penso sia la prima coppa così importante che vinciamo come Thunders in dieci anni. Facciamo il decennale quest'anno che viene quindi. Ha una bella soddisfazione, ammetto. Sono soddisfatto anche perché dalle tue parole sei fuori che a Pesaro, non so se la conoscevi, vi si siete trovati bene, avete visto una hospitality condotta dagli Angels Pesaro in qualità bellissima. Sì, sì, sì. guarda, Il campo era uno spettacolo. Comunque poi, come sempre, ci si diverte, voi ormai vi si conosce dalla vita, come abbiamo detto ieri, che vi abbiamo trovati proprio come prima squadra. Abbiamo vinto forse per una delle prime volte contro di voi, sempre perso, forse abbiamo fatto qualche preso ma tendenzialmente sempre perso, quindi è stata proprio una bella soddisfazione per quanto mi spiace per te, oh, wow. però incontrarvi ormai si è, ci si trova come in famiglia anche quando si, vi si incontra in campo, infatti speriamo di rivedervi il prima possibile. Eh, io devo ringraziare sempre l'amministrazione comunale perché ci dà la possibilità, noi come football americano, come flag, di riuscire a fare queste cose veramente importanti per il nostro movimento. Quindi aspettiamo ancora che, di fare altre finali pesaro oppure vedremo a Trento. No? Guarda, quando volete sapete che per noi potete venire a fare amichevoli, partite, noi siamo più che felici di ospitarvi. Ti ringrazio, in bocca al lupo per il futuro. Eh. Grazie anche a voi. Ciao. Sono qui con Giorgio Gerbaldi alle due giorni dei, del ball nazionale per la promozione in prima divisione. A lui chiedo, visto che è il capo allenatore nazionale italiano di Flag, le sue impressioni degli atleti e se ha visto qualcosa di importante anche per il futuro, perché chiaramente qui dobbiamo sempre rinnovarci con il pacchetto proprio dei giocatori. Beh, allora devo dire decisamente un ottimo livello di gioco. Eh, è una seconda divisione che ha espresso diciamo, dei talenti eh, di indubbio valore, molti di questi, anche qualche squadra che era presente oggi non avrebbe decisamente sfigurato in prima divisione. In particolare, bene, le due squadre finaliste, Rhinos di Milano e Grifoni Perugia, hanno comunque degli atleti importanti che potrebbero anche essere in qualche modo utili al programma nazionale. Uno, in modo particolare, Simone Boni, il ricevitore numero 13 dei Rhinos, è già nel giro della nazionale di Flag, convocato al prossimo Raduno nel prossimo weekend a Firenze. E devo dire molto soddisfacente perché si sono viste anche delle nuove realtà che si affacciavano per la prima volta al mondo del flag con decisamente una buona organizzazione di gioco e tanti talenti, soprattutto giovani. Ricordiamo sempre il movimento del flag, un movimento che sta sempre crescendo e volevo ricordarlo a Rossini TV e ai telespettatori che cosa il flag, la nazionale italiana, andrà a fare e il futuro anche di quello che ci verrà impegnati. Beh, allora, dunque, la nazione italiana che ricordo con un pizzico d'orgoglio è vice campione europea, giocherà ai mondiali il prossimo dicembre a Gerusalemme in Israele, mm, ci arriviamo con un programma di raduni già fatti a inizio anno tra gennaio e febbraio che riprenderà ora col prossimo weekend di ottobre a Firenze, poi avremo altri due raduni probabilmente a Modena a novembre, prima del raduno prepartenze i primi di dicembre per poi andare a giocare la competizione dei mondiali a Gerusalemme che si svolgeranno mi sembra dal 5 all'8 dicembre devo ancora uscire il calendario definitivo. Le prime sette qualifica, nazionali qualificate accederanno ai War Games in Alabama nel 2022 che sono considerate un po' l'anticamera dei giochi olimpici perché si parla di una candidatura del flag football come sport dimostrativo alle Olimpiadi del 2028. Quindi ci auguriamo di far bene, di essere tra le prime sette, cosa che è nelle nostre possibilità, ma un mondiale, un mondiale può capitare a qualsiasi squadra eh, in abbinamento eh, per... Eh, proseguire il proprio cammino dopo il girone, per cui fare pronostici è impossibile, ci andiamo convinti dei nostri mezzi, sereni, fiduciosi, sicuri del nostro lavoro e in bocca al lupo all'Italia. In bocca al lupo a te, coach. Siamo con eh, Mattia Mingoli, presidente della LIF, Lega Italiana Flag Football. Mattia, eh, due giorni di pesaro, due giorni di programmazione. Una vita che stai programmando in questi, questi campionati. Parlaci un po' sia di questi due giorni di Pesaro che del campionato che è successo, cosa è successo. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie Frank, comincio proprio da qui. Grazie Frank per questi due giorni, due giorni che rappresentano non solo il termine di un campionato, ma assolutamente un primo step, un primo obiettivo raggiunto da quello che è la Lega e il Movimento e il frutto del lavoro che abbiamo portato avanti nell'ultimo quadriennio nella collaborazione con anche con la Federazione. Un campionato che si conclude oggi in due giorni di spettacolo campionato di seconda divisione che ha visto sicuramente quest'anno il massimo di numeri sia in termini di partecipazione sia di qualità espressa in gioco solo quattro mesi fa cinque mesi fa a marzo lasciavamo eh, le finali 2020 che abbiamo dovuto posticipare e facilitare di anno e ritroviamo una finale di seconda divisione con una crescita sia dell'individualità espressa in campo che dei team nel loro complesso che è stata assoluta e quindi questo ci ci dà sicuramente uno sguardo positivo verso il futuro e Ancora più carica per affrontare quello che comunque vedrà e seguirà. Un uh, grazie direi ancora a tutti voi per la perfetta organizzazione fatta dagli Angels con il supporto di Frank che non solo ci ha consentito di vivere eh, una delle migliori cornici sicuramente delle finali degli ultimi eh, sette anni, ci mancavano le finali che in passato quando, quando ci avete ospitato dall'Europeo e le finali che poi il mio team i Raiders vinceranno nel 2016, entrambe occasioni in cui la vostra capacità e qualità organizzativa si è riconfermata così come è accaduto anche quest'anno in questa fantastica cornice che ci auguriamo possa anche in futuro accogliere il nostro movimento. Mi hai rubato le parole di bocca perché tu sei stato un giocatore, tu sei stato un giocatore nazionale italiana e quindi hai calcato questi campi nel 2013 e nel 2016 con i Tour Raiders, Quindi per me è una gioia rivederti perché adesso sei dietro la scrivania, tra virgolette, a organizzare come il sottoscritto tante cose belle per la nostra pallovale. Cerchiamo sempre di fare il massimo, abbiamo iniziato adesso il nuovo quadriennio in cui ho avuto la fiducia dei team che mi hanno eletto a presidente di Lega. È stato un primo anno sicuramente complesso perché è un anno di ripartenza de dello sport sicuramente in generale e anche di quello che poi è stato il nostro movimento con una serie di eh, fasi organizzative che sono variate rispetto agli anni precedenti e quindi sicuramente un anno molto impegnativo che però ci dà grande soddisfazione e grandissimo entusiasmo per cercare di fare sempre meglio e risolvere anche quelli, quei piccoli inciampi di percorso che in un team possono capitare quando si è in avvio di percorso. E poi se vogliamo sognare il 2028 ci potrebbe dare qualcosa di bello. 2028 ci auguriamo di poter sorridere e abbracciarci tutti insieme supportando i nostri team nazionali in quelle che potrebbero essere le nostre prime Olimpiadi come disciplina sportiva. Quindi sicuramente anche in questo una, una fase di transizione importante di un movimento e faremo di tutto per riuscire a dare il nostro contributo per garantire una continua crescita in questi anni che attendono l'appuntamento per far trovare la soddisfazione e il piacere di vivere questo meraviglioso sport a tutti quanti gli atleti che sono a disposizione dei team. Un ringraziamento a Mattia Mingoli, alla LIF, agli Angels Pesaro e chissà per il futuro siamo qui sempre presenti. Ancora grazie Frank, grazie Angels e a presto sicuramente in questa fantastica cornice. Siamo riusciti a diciamo, strappare la fida, l'organizzazione di questo ball che effettivamente è stato molto bello. Eh, la location non era, era incerta fino alla fine, quindi alla fine eh, Frank Fabriche insieme al Comune di Pesaro c'è una collaborazione molto stretta. Sono riusciti ad ottenere il campo scuola per questi due giorni che sicuramente è un posto molto molto appetibile per giocare questo, questa finale e quindi siamo riusciti a farla qua. Eh, noi dal nostro canto come squadra era già un, un ottimo obiettivo essere arrivati a questa finale perché quest'anno abbiamo rinnovato molto il nostro parco giocatori con l'inserimento anche di molte ragazze, molti nuovi giocatori giovani, quindi tutto sommato siamo contenti, certo volevamo fare di più nella finale però... Eh, ho notato l'aumento del livello della seconda divisione che non è, non è da poco e noi siamo riusciti a fare quello che siamo riusciti e quindi siamo arrivati settimi, che non ci dispiace, però um, un po' di rammarico c'è perché forse due partite potevamo vincere e fare meglio. Però... Il nostro scopo non è solo quello di vincere le partite, ma è anche quello di formare un nuovo gruppo che ci permetta anche di avere una presenza nelle scuole, nel territorio, con i ragazzi. E questo nuovo gruppo ha anche l'inserimento di anche giovani giocatori, giovani studenti che comunque ci possono dare respiro e aiuto su questa cosa. E quindi tutto sommato sono contento. Ed eccoci qua. Abbiamo chiuso il sipario a queste due giorni di Big Ball a Pesaro. Un'organizzazione da parte degli Angels Pesaro molto difficile, ma con tutti i complimenti e con tutta la buona riuscita di tutti i teams siamo riusciti a concludere questa importante manifestazione. Onore ai Grifoni Perugia che hanno vinto il titolo, ma onore a tutte le otto squadre che hanno giocato e hanno fatto vedere del Grand Flag Football qui a Pesaro. Un ringraziamento come sempre a Rossini TV, un ringraziamento all'amministrazione comunale che ci permette di portare avanti il nostro progetto, un progetto di divulgazione del flag football e in futuro chissà riuscire a trovare sempre più, spazi sempre più importanti per questa disciplina. Grazie e alla prossima.